Padoan non avrebbe, per le regole, per le direttive che c'erano, potuto nominare Profumo come amministratore delegato della Finmeccanica. Allora che cosa fa Padoan? Cambia la direttiva e leva fondamentalmente i requisiti di onorabilità. Rifà la direttiva, la presenta il 16 marzo e il 18 nomina Profumo. Perché Profumo, per quei requisiti, non era una persona onorabile, e non era onorabile perché ha un rinvio a giudizio e vari capi di imputazione gravissimi. Anche il Partito Democratico, con una propria mozione all'inizio di questa legislatura, aveva dato il via ad una seconda direttiva che stringeva i requisiti di onorabilità per occupare la poltrona di amministratore delegato di Finmeccanica. Quindi questo atto viene firmato di suo pugno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, completamente in antitesi con quello che si era fatto all'interno del Parlamento, con tutte le forze politiche concordi. Quindi per una volta che siamo d'accordo, arriva una persona che insomma spariglia un po' le carte in tavola, ed è per questo il motivo che secondo noi si arreca un danno al Paese. Se non vogliamo un nuovo caso MPS e un nuovo caso all'Italia, la mozione di sfiducia a Padoan è il vaccino contro questi casi. È evidente che Profumo di per sé non potrebbe stare lì, quindi sicuramente via Profumo, ma votiamo questa mozione e mandiamoli a casa tutti e due. Quelli che non sono degni dei posti che occupano devono andare a casa. Io l'unico requisito per cui Profumo lo vedrei bene a Leonardo è spararlo nello spazio, grazie. Vedo quello che leggo sui giornali, che di un interessamento diretto della banca del papà dell'ex ministro Boschi. Ecco, io credo che sia un minimo proprio di decenza che voglia che il ministro Boschi si dimetta di per sé. Non dobbiamo tutte le volte dover necessariamente attivarci noi come opposizione. Abbiamo già fatto una mozione di censura nei confronti del ministro Boschi. È evidente che lì non possiamo promuoverci come Parlamento per mozione di sfiducia, perché essendo oggi un sottosegretario l'hanno riparata bene. È il caso che di per sé da soli capiscano che è il momento di andare a casa.